Io oggi partecipo a questo incontro, lo dico subito, non come segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, per un motivo molto semplice. Io partecipo come amico di Arcangelo Badolari e mi metto in un'ottica diversa rispetto a quella di un commentatore del libro che Arcangelo oggi ha scritto. Mi metto nell'ottica di quel giovane pubblico ministero che nel 1999 prendeva servizio presso la Procura della Repubblica di Cosenza e che da giovane pubblico ministero incontra, conosce un giovane cronista della Repubblica del Sud, Arcangelo Badolari, con il quale inizia un percorso, come dire, di riflessione che dura 10 anni, un percorso che poi culmina con la scrittura di un libro, è stato ricordato prima, di un libro che abbiamo scritto insieme. E il ruolo di Arcangelo Badolari nel panorama calabrese è un ruolo importante, lo si è ricordato prima, è uno dei massimi esperti di criminalità organizzata, credo non solo a livello calabrese, a livello italiano, credo a livello internazionale per l'approccio con cui affronta il tema. Allora mi pongo in quell'ottica, nell'ottica del magistrato che inizia il suo percorso, del pubblico ministero che inizia il suo percorso in una terra difficile come la Calabria. Prima di me e dopo di me, prima di me altri magistrati avevano iniziato quel percorso, altri lo hanno fatto dopo, c'è qua il procuratore della Repubblica di Terni, il collega Liguori, che ha iniziato lo stesso percorso nella stessa procura alcuni anni prima e che ha condiviso con Arcangelo lo stesso. Il lavoro di Arcangelo Badolari, sia il lavoro, come dire, quotidiano di giornalista, sia il lavoro di scrittore, diciamo, il lavoro che poi si compende e si concretizza nei numerosi libri che ha scritto, è un lavoro che rappresenta uno strumento imprescindibile per i magistrati che lavorano in Calabria. Se si vuole conoscere la mappatura criminale, non soltanto del crimine organizzato, ma come dire, della criminalità in senso ampio della Calabria, non si può prescindere dal lavoro di Arcangelo, dagli articoli di Arcangelo, dai libri di Arcangelo, Arcangelo Badolari, gli scritti di Arcangelo Badolari come strumento di lavoro per entrare nella realtà criminale. Naturalmente il coinvolgimento mio nei confronti dei temi trattati in questo libro è maggiore, perché alcuni di questi temi, alcuni di questi delitti li ho vissuti direttamente, Arcangelo, li abbiamo vissuti insieme. L'omicidio Lanzino nella provincia di Cosenza di Roberto Lanzino se ne è parlato tanto, ci sono stati diversi processi, ci ha coinvolto molto nella provincia di Cosenza e spesso abbiamo affrontato questo tema. Così come l'omicidio di Maria Rosaria Sessa, della tua collega, la quale 15 giorni prima di essere uccisa l'avevo incontrata nel corso di una conferenza stampa e la cosa ci ha scosso molto in quel periodo, così come la mattanza in Grieri De Marco, adesso sto anticipando alcuni dei temi del libro, che è legata evidentemente a uno dei boss mafiosi con i quali io, come dire, mi sono incontrato in un processo. Lo stesso omicidio Perri De Marco, Semana De Marco, uccisa per un agguato di mafia, ci ha coinvolto molto perché ha rappresentato per me quello che è stato il battesimo, diciamo, dal pubblico ministero rispetto all'assassinio di una donna per mano di Draghi. Ora, la sua domanda è il femminicidio. Nel libro ci sono, come dire, argomenti eterogenei, non c'è solo il femminicidio, non c'è solo la scaturigine, come dire, familiare del femminicidio, ci sono temi diversi, le donne uccise per mano di 'ndrangheta, le donne sfruttate, ma lo vedremo. Il femminicidio, a mio parere, rappresenta la debolezza dell'uomo. L'uomo che non riesce, come dire, ad essere amato con la forza dell'amore, oserei dire, con la forza della dolcezza, con la forza dell'intelligenza, con la forza del dialogo, e procede alla soppressione fisica utilizzando una forza fisica. Chi usa la violenza nei confronti di una donna, chi arriva ad uccidere una donna, non è un uomo forte, è un uomo debole.
è un fallito, è un uomo che ha fallito. E allora c'è l'omicidio di Maria Rosaria Sessa, c'è l'omicidio di Fabiana Luzzi, della giovane Fabiana Luzzi, e c'è una frase, diciamo, di questo libro che in qualche modo compendia quello che voglio dire. Parlando Arcangelo del rapporto, diciamo, tra l'omicida e la ragazza, Fabiana, scrive: ha ucciso perché litigavano e la storia era finita. Fabiana voleva vivere e respirare, gioire e crescere, e insieme non riuscivano a farlo. Non voleva niente di eccezionale, Fabiana, voleva quello che ogni ragazza, ogni donna desidera, le cose basilari, che però l'omicida non riusciva a dare, e quindi è arrivato alla soppressione fisica, al fallimento dell'essere umano. Poi tu affronti i temi delle donne uccise per mano di 'Ndrangheta, come dire, un contesto, un alveo completamente diverso, una scaturigine, modalità, motivi, momenti completamente diversi. Donne che soffrono nel subire le diaboliche, le micidiali, le criminali regole di 'Ndrangheta, e allora cercano di ribellarsi, vogliono ribellarsi, o cercando l'amore, e gli viene impedito, o iniziando a collaborare con la giustizia, ma nell'uno e nell'altro caso vengono uccise. Così come, e sotto questo profilo è anche un coinvolgimento emotivo che mi ha accompagnato in qualche modo, parlo dell'omicidio di Silvana Perri. Io ero di turno, giovane pubblico ministero, in quell'autunno, tu eri come cronista sul posto, ci siamo trovati a Rende, e ci siamo trovati entrambi a dover vedere questa ragazza, questa giovane ragazza minuta sull'asfalto, appena trucidata per mano di mafia, per mano di 'Ndrangheta. E sostanzialmente è stata una sorta di battesimo per me nell'affrontare determinati temi dal punto di vista del coinvolgimento emotivo. E allora viene una riflessione da fare: l'approccio del magistrato, del pubblico ministero che si trova di fronte a una situazione del genere, che potrebbe, come dire, farti tentennare. Allora si impara in quei casi, e Alberto me lo può confermare da pubblico ministero molto più esperto di me, si impara in quei casi che non c'è spazio per l'uomo pubblico ministero, per la pietas, non c'è spazio per il tentennamento determinato da quello che stai, dallo spettacolo macabro che stai vedendo in quel momento. Bisogna essere lucidi, bisogna essere determinati, bisogna cercare di comprendere chi era la vittima per ricostruire l'omicidio, per ricostruire il perché è stata uccisa e chi è stato. È chiaro che se lasci spazio al sentimento in quel momento è, come dire, una corazza che poi si forma nel corso degli anni sulla persona del magistrato del pubblico ministero. Perché sai che la tua lucidità di quel momento, sai che la tua determinazione di quel momento, la tua riflessione fredda di quel momento deriva il buon esito delle indagini. Se ti lasci prendere l'emozione, le indagini non andranno bene e definitivamente la ricostruzione di quel fatto andrà persa. Ma tu affronti anche il tema delle donne sfruttate, citi quell'indagine che abbiamo fatto nel 1999, le donne sfruttate che provengono in genere dall'est Europa, ma anche dall'Africa, in questo caso dall'est Europa, donne che vengono attirate in Italia con l'inganno di una vita migliore, ad esempio un lavoro, donne che poi una volta attirate in Italia vengono soggiogate, vengono minacciate, vengono sfruttate, minacciate loro e le loro famiglie nella terra d'origine, vengono sostanzialmente annullate. Anche qui uomo animale, uomo debole. Io, Arcangelo, non voglio rubare altro spazio evidentemente al dibattito. Io voglio solo, come dire, pubblico ministero, che ha, come dire, insieme a te fatto questo percorso,
voglio ringraziarti per quello che hai fatto, per quello che fai e per quello che continuerai a fare, perché hai acceso con coraggio, perché questa è la parola che deve essere sottolineata, con coraggio hai acceso una luce su questi temi, temi delicati, temi scomodi in alcuni casi, e ti ringrazio anche per il servizio che ogni giorno rendi a tutta la società.